Riprendiamo il nostro approfondimento informativo e parliamo della legge no slot approvata a metà ottobre dalla Regione Lombardia. Io saluto Angelo Ciocca, Presidente della Commissione Attività Produttive della Regione Lombardia. Buonasera Ciocca. Buonasera. Una legge importante perché la Lombardia è una delle regioni che soffre di più di ludopatia, 25.000 le persone affette da ludopatia nella nostra regione, e voi avete voluto dare un segnale con questa legge, i primi in Italia. Sì, è un segnale coraggioso, l'abbiamo voluto dare assolutamente dalla Regione Lombardia, un segnale di contrasto al rischio d'azzardo, perché non è un gioco, i giochi producono effetti positivi, questo è un pericolo che in qualche modo il legislatore ha il dovere di proteggere i cittadini, e purtroppo questa azione di protezione non arriva dallo Stato. Lo Stato è latitante, forse gli interessi anche dei bilanci dello Stato frenano. Addirittura era stata fatta una sorta di sanatoria nella legge di bilancio per quelle aziende no slot, diciamo così, slot, no? Purtroppo sì, purtroppo dallo Stato, dal governo centrale non arrivano risposte concrete di contrasto al gioco d'azzardo. Fortunatamente questo arriva dalla Regione Lombardia, arriva in modo forte, deciso in 5 mesi, questo ci tengo a dirlo, la Regione Lombardia, il Consiglio regionale ha approvato una legge su tutto il territorio. Approvata all'unanimità. Approvata all'unanimità, è uscita questa legge dalla Commissione Attività Produttive e Commercio, che ho l'onore di presiedere, all'unanimità, e la stessa unanimità si è riscontrata in Consiglio regionale, e questo rende forte la legge. Perché? Perché è logico che una legge che tocca degli interessi è sottoposta al pericolo di comunque ricorsi, e quando la legge è robusta, in quanto votata da tutte le forze politiche, da tutti i movimenti politici, quindi da tutti i cittadini, e quando la legge è robusta, anche alle i giudici grosse, diciamo, che verranno chiamati ad esprimersi su questa legge, saranno sicuramente attenti nel rispetto di quello che la democrazia col voto ha portato diciamo avanti. Che sono circa 25.000 i lombardi afflitti da ludopatia, tra l'altro lei è di Pavia, Pavia è un po' la capitale dei videopoker, dei malati da gioco, sono nati movimenti, sono state fatte manifestazioni proprio contro queste famose macchinette, e alla fine la sensibilizzazione è andata a buon fine. Sì, assolutamente, questa è una legge che parte proprio dal territorio, cioè le proprio vedendo le immagini di una delle manifestazioni di Pavia. Questo è un corteo fatto 2 mesi fa proprio a Pavia, dove si manifestava sul pericolo che i nostri cittadini, ahimè, trovano quotidianamente del rischio d'azzardo, un pericolo che mette in ginocchio diverse famiglie, diversi cittadini, un pericolo che va tolto dal territorio. Cioè, abbiamo visto che il legislatore, quando vede un cittadino sottoposto a un pericolo, giustamente mette in atto un provvedimento di protezione, l'abbiamo visto con la legge negli stadi, l'abbiamo visto con il pericolo di infortuni sui posti di lavoro. Ecco, il pericolo del rischio d'azzardo non si riesce a capire perché il governo non vuole far nulla. Fortunatamente il governo lombardo, la Regione Lombardia, agisce invece in questa direzione, e proprio anche in questi giorni presenteremo la legge proprio a Pavia, cioè la legge viene presentata per la prima volta dopo l'approvazione in aula a Pavia. Perché? Perché è il territorio simbolo. Immagine simbolica. È il territorio simbolo, considerate che a Pavia purtroppo si arriva a giocare qualcosa come 2.300 euro pro capite all'anno, cioè ogni cittadino di media a Pavia gioca 2.500 euro di soldi, di denari, e questo è assurdo, è un pericolo sul quale bisogna mettere assolutamente delle risposte. Entriamo nel merito della legge, cosa prevede la legge, Ciocca? Ma la legge ha voluto da un lato lavorare su quello che è, costruiamo una cultura per far sì che il cittadino capisca qual è il pericolo dal gioco. E lì abbiamo detto, mettiamo in campo un manuale che dovrà essere disponibile a fianco alle maledette macchinette, in modo tale che il cittadino si documenti. Abbiamo detto, mettiamo un numero verde sulle macchine da gioco, mettiamo un numero verde nei locali, in modo tale che il cittadino, un po' come le scritte sui pacchetti di sigarette, per cercare di disincentivare. Disincentivare e provare a creare una cultura della sicurezza. Dopodiché abbiamo detto, nell'immediato però abbiamo bisogno intanto che il cittadino, tramite la formazione, tramite l'educazione scolastica, tramite l'educazione commerciale, tramite la formazione degli esercenti di vicinato, perché anche gli esercizi di vicinato dovranno essere sottoposti a formazione, abbiamo detto, nell'immediato dobbiamo spingere il territorio per rottare
rottamare queste macchinette. E allora abbiamo messo in campo una leva importante, che è la leva fiscale. Abbiamo detto quegli esercizi di vicinato che rottamano, quindi quei bar, quei locali che rottamano la macchinetta, avranno una riduzione fiscale dell'IRAP regionale quasi di un punto percentuale. Lo Stato ci consente, lo 0,92. Ci consente di toccare fino allo 0,92%, noi giochiamo il 100% della riduzione che possiamo applicare, che lo Stato ci consente di applicare, che è lo 0,92%, proprio per ridurre la pressione fiscale. Messo in soldoni poveri parliamo di circa 700-1000 euro all'anno di riduzione della pressione fiscale per chi rottama le slot machine. Al contrario, invece, chi le tiene ha un aumento del 0,92% dell'IRA. È chiaro che da un lato premiamo chi le toglie, dall'altro lato disincentiviamo chi invece le tiene o chi le installa. Quindi chi le installa ha un aumento dell'IRA del 0,92%. Questo è un risultato importante che siamo convinti ci porterà dei risultati significativi. Dopodiché abbiamo ritenuto altrettanto importante mettere in campo anche altre azioni, non da ultimo il fatto di regolamentare gli accessi. Abbiamo detto che per quegli esercizi che hanno più di tre macchine bisogna arrivare a controllare chi accede in quello spazio da gioco. Perché quindi non basta la scritta vietato ai minori di 18 no, anni. No, perché ci siamo accorti purtroppo che c'è una gravissima malattia. Guardate, sta anche in questa frase di una nonna che proprio l'altro giorno vedevo con i miei occhi, che giocava alle macchinette con a fianco il nipotino. Non possiamo accedere che a fianco a questa macchinetta da gioco ci possa essere il minore, perché è diseducativo e quindi noi dobbiamo evitare che un minorenne non possa solo giocare, ma addirittura possa ad avvicinarsi a questi attrezzi. Perché? Perché abbiamo bisogno che le nuove generazioni non crescano con questa malattia. Quindi avete fatto, nella legge è previsto che le macchinette devono essere installate a 500 metri di distanza da scuole, oratori, centri sportivi. Altra azione importante sono proprio le distanze. Abbiamo detto che dobbiamo fare in modo che le macchinette stiano lontano dai luoghi sensibili, lontano dagli ospedali, lontano dalle scuole, lontano dai centri sportivi, lontano da dove ci possono essere delle persone più fragili o per età o anche per malattia fisica o psicologica. E quindi questo è stato sicuramente un elemento importante. Non è pensabile continuare a vedere che ci sono persone che oggi disperati cercano nella speranza il loro futuro, di fare fortuna appunto con questi giochi, e il buon padre di famiglia, che è il legislatore, che è l'ente normatore, che è in questo caso l'ente regionale, non faccia nulla. Abbiamo dato una risposta forte, ci è stata riconosciuta anche dalle associazioni che da anni si occupano di aiutare i cittadini nel contrasto di questa malattia, di questo pericolo. È logico che questa è una buona legge che deve vedere però la partecipazione di tutti. Ecco, voi avete fatto anche, è vietato fare pubblicità per queste videopoker, e farete anche una sorta di brand, di marchio contro questi giochi. Sì, diciamo. L'obiettivo è da un lato ovviamente ridurre la presenza della pubblicità sul territorio, in modo particolare abbiamo detto bisogna far divieto di avere la pubblicità sui luoghi nei luoghi pubblici, soprattutto nel trasporto pubblico. È molto frequente nel trasporto pubblico questo tipo di pubblicità, e siccome sul trasporto pubblico viaggiano i minori, dobbiamo assolutamente, forti di questo pericolo, evitare questo rischio. E l'altro tema estremamente importante è quello del marchio. Noi vogliamo che quell'esercizio che rinuncia alle slot possa avere anche un marchio che Regione Lombardia gli riconosce, che è un marchio no slot, no slot machine, no rischio e pericolo da gioco. Dobbiamo riportare la gente ad utilizzare gli esercizi di vicinato per le vocazioni per il quale sono nate e non per altro. Ecco, a questo proposito, a proposito degli esercenti, c'è da dire che qualcuno ha detto mi sta bene la riduzione fiscale, qualcun altro ha già detto no, perché io con i videopoker comunque mediamente in un mese guadagno 1000, 1500, addirittura in alcuni casi 2000 euro, quindi il gioco non vale la candela. Secondo, ho solo due o tre macchinette, è il cliente che si deve arrangiare. Terzo, abbiamo dei contratti con queste società e rischiamo di perdere le commesse. Come rispondete? Ma io sono convinto che una buona parte di quei denari che oggi entrano nelle macchinette, almeno per quelli sani, non per quelli malati, ma io mi auguro che un esercizio di vicinato non faccia il proprio futuro sulla malattia di una persona, ma sulla
l'elemento sano del cliente. Io sono convinto che l'elemento sano del cliente, al posto di andare nella macchinetta, potrebbe tranquillamente andare nell'utilizzo di cibi e bevande dell'esercizio di vicinato, e di questo sono convinto, anzi... Quindi piuttosto che spendere 50 euro a giocare alla macchinetta, può spenderli in maniera diversa. I miei contatti mi dicono che gli incassi di somministrazione di cibi e bevande sono diminuiti proprio perché? A causa che la gente mette nella maledetta quindi macchinetta i 1000 euro che prima il barista spendeva incassa con le macchinette lo potrebbe recuperare attraverso altre cose. Sicuramente, se non il 1000 euro, almeno 700 euro sì. Poi c'è una parte che è quella del gioco malato, che però, ripeto, mi auguro nessuno voglia arricchirsi sulla malattia delle persone. Per quanto riguarda, quindi, bisogna ritornare a dare il servizio e a fare profitto sul core business, cioè sulla motivazione che ha l'esercizio di vicinato, per il quale è nato quell'esercizio di vicinato e non altro. Dopodiché è vero, esiste un problema che da quando Regione Lombardia ha dimostrato di voler fare sul serio con questa legge, i concessionari delle maledette macchinette hanno iniziato ad intimidire gli esercizi di vicinato dicendo: ah, guardate che per contratto non potete toglierle. E allora noi, come contromossa, abbiamo detto: mettiamo a disposizione gli esercizi di vicinato che vogliono interrompere questo contratto in forza di una nuova legge, quindi c'è una causa di forza maggiore che è la legge regionale, abbiamo detto mettiamo a disposizione l'assistenza gratuita legale di Regione Lombardia. Quindi se un esercente, un barista vuol togliere queste macchinette, viene intimidito dalla concessione, può rivolgersi alla Regione Lombardia e può ottenere la consulenza legale di un avvocato. L'assistenza legale da parte di Regione Lombardia proprio per rompere queste catene di questi contratti che ovviamente oggi sono anche capestri, perché basti pensare che il contratto, l'ultimo contratto che mi ha fatto vedere, addirittura non serve la firma del negozio erogatore, ma basta che un cliente metta la monetina e l'introduzione della monetina determina la firma del contratto. E perdonatemi, questo tipo di impostazione è un'impostazione inaccettabile. Oggi penso che davvero si è fatto qualcosa di importante in Regione Lombardia con l'approvazione di questa legge. Sono convinto che gli esercizi di vicinato ci aiuteranno nell'applicazione. Noi non vogliamo lasciare soli gli esercizi di vicinato in questa battaglia contro i concessionari, ma offriamo loro questo tipo di assistenza gratuita, e sono convinto che sindaci... Anche perché è partita una legge di iniziativa popolare, una raccolta di firme tra cui molti comuni lombardi aderiscono, quindi anche i comuni possono giocare un ruolo di primo piano, adesso che hanno alle spalle anche una legge regionale. Assolutamente sì, abbiamo finalmente dato uno strumento importante ai sindaci, uno strumento che fino ad oggi mancava. L'assurdità che un sindaco poteva intervenire nel fare un TSO a un cittadino pericoloso, nella realtà fino a ieri non poteva intervenire in nessun modo per spegnere una macchina pericolosa per i suoi cittadini. Finalmente qualche strumento in più Regione Lombardia ai sindaci lo affida, ci auguriamo che anche il governo si svegli, inizia ad andare in questa direzione, perché noi vorremmo modificare le caratteristiche tecniche di queste macchine che purtroppo invece sono di competenza dello Stato. Quindi la Regione ha fatto la sua parte, adesso per uniformarla deve fare la sua lo Stato. Assolutamente sì, perché diventa importante anche che la stessa macchina venga corretta. Noi riteniamo che dopo un certo periodo poi esce dai confini lombardi, invece la macchina va in un altro modo. No, teniamo presente che però Regione Lombardia, il gruppo di lavoro, la Commissione Attività Produttive e Commercio si è resa disponibile ad andare nelle altre regioni d'Italia proprio per portare il nostro testo, per spiegare i contenuti del testo di Regione Lombardia, e ci auguriamo che le altre regioni d'Italia possano approvare gli stessi contenuti nei vari consigli regionali. È un messaggio forte che volete lanciare soprattutto a livello di educazione, di formazione. Sì, secondo me davvero dobbiamo fare in modo che la gente capisca che quello è un pericolo e non è un gioco. Il legislatore nazionale, che non è vero che c'è guadagno facile. Il legislatore nazionale e gli organi di disinformazione, non quelli di informazione, ma quelli di disinformazione, hanno cercato di far passare il messaggio che quello è un gioco, quello è un pericolo, e come tutti i pericoli bisogna essere preparati ad affrontarlo. Quindi cultura sicuramente nel pericolo d'azzardo, azioni concrete per limitarne la presenza sul territorio. Quindi tra breve la legge verrà promulgata, verrà presentata a Pavia proprio in maniera simbolica.
simbolica e aspettiamo appunto l'attuazione e come verrà accolta. Io ringrazio Angelo Cioca, Presidente della Commissione di Attività Produttive della Regione Lombardia, che ha spiegato la nuova legge no slot della nostra regione. Ringrazio voi che ci avete seguito e, come di consueto, prima di lasciarvi, vi lascio alle previsioni meteo. Buon proseguimento di serata.